I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buonasera, buonasera amici, che piacere vedere la nostra sigla, la sigla di Casalotto fatta l'anno scorso, infatti si Sì, vede, infatti. siamo uguali, giovanissimi tutti. No, è una gioia Com'è questo veramente. ricordo nostalgico della sigla di Perché di Casalotto? solito non la guardo, perché la conosciamo a memoria. Ah. Adesso la guardavo, dicevo, ma tu guarda, uguali, Ma Fede, la possiamo rimandare? Così la guardiamo bene? No, dai, vuoi rivederla Ma adesso? certo. Oh mamma. Però vabbè, scusate, fatta nel 2021. Cosa vuoi? No, no, quando è stata fatta? Tu che sei l'enciclopedia vivente di Casalotto? Questa? Sì. Beh, 16 anni fa. Quanto? Sì? 16? Assolutamente sì. Oh, vabbè, io continuo. Eccola. Guarda, no, vabbè, dai. Uguale, guarda, lei uguale, lui uguale, tu uguale, c'è la uguale, anche l'aria, tutti, guarda, dimmi, tu, hai cambiato il colore, beh, voi due il colore di capelli, per il resto, guarda qua, sembra mia sorella minore, questa sì. Ah, vabbè, lì, Clara, ero anoressico lì. Sì, troppo magro, infatti, è vero, adesso stai Quindi, molto 16 bene. anni fa. Wow, vabbè, dove eravamo? Ecco, buon venerdì sera, ciao a A tutti! Casalotto eravamo, ben ritrovati, ben ritrovati. Buona serata, buon venerdì sera. E allora abbiamo iniziato la puntata scherzosamente, ora serietà, perché ci entriamo proprio nella puntata del venerdì sera di Casalotto con le ultime informazioni valide proprio domani sera. Estrazione del sabato sera. Già ci siamo visti questo pomeriggio. E allora un saluto va assolutamente a voi che state seguendo Casalotto, un saluto va a Clara, soprattutto va un saluto a Marco, meno male che si sta riprendendo dopo l'aggressione di sabato notte. E allora attenzione perché possiamo procedere alla grande, del resto come tutte le puntate di Casalotto andremo a vedere le foto degli scontrini vincenti, ci saranno le notizie, perciò Clara se vuoi dare un'anteprima delle notizie di questo venerdì sera, vai pure. Beh, parlando di magrezza, parleremo di Victoria Beckham, che sappiamo che da 50 anni mangia pane e acqua praticamente tutti i giorni perché è così, così magra e lei disegna anche vestiti che sono, diciamo, prevalentemente per magre. Adesso ho detto no, basta. Adesso mi piacciono le donne in carne. Oh, Beh, io tesoro! se fossi Faccio una io la donna in modella. carne non comprerei nemmeno un vestito di questa Infatti. stilista, assolutamente no, perché se prima non mi hai considerato, perché adesso ti devo dare anche solo un euro, Bravo, no? è vero, infatti. Poi guarda, parleremo anche della Lucarelli che critica Blasi, la Ilary Blasi, per un post che ha pubblicato, in effetti non molto educato, dopo vedremo di cosa si tratta. E infine c'è la notizia, se riusciremo appunto a leggerla, di Fedez che ha salvato un uccellino, grazie all'EMPA, e quindi vedremo, parleremo. Di queste cose, ma soprattutto parleremo di numeri perché tra
un giorno, 24 ore, ci sarà l'estrazione. Tra 24 ore, esattamente, tra 24 ore saremo in pieno con l'estrazione del sabato sera, allora incrociamo tutto quello che possiamo e noi andiamo a vedere com'è andata ieri sera. Si poteva far di più, perché si può sempre far di più, beh, ma non è andata proprio male, perché 32,90 si è ripetuto, è arrivato prima alla ruota del Lotto di Roma, poi lo stesso Ambo è arrivato alla ruota del Lotto di Bari proprio ieri sera, e questo tutte le ruote, beh, un fantastico 32,90, 21,90 sempre alla ruota del Lotto di Bari, vinto per tutte le ruote, ancora 44 con il 90, 59 con il 90 e proprio per ruota 21,59, uscito proprio alla ruota del Lotto di Bari, eccolo qua, 21,59. Sicuramente potevamo fare di più, ma anche martedì sera andò molto bene con l'80-88 Ambo alla ruota del Lotto di Genova, Ambo secco, Ambo nei tre numeri, l'1,90, fantastico, 1,90 alla ruota del Lotto di Roma dall'1,19,90, ecco il 32,90 che abbiamo vinto ancora ieri, quindi gli stessi due numeri, 83,90 arrivato proprio martedì sera, e poi ancora fantastico 1,90 Ambo secco Napoli, proprio questo 1,82 dal Bari Napoli, eccolo qua, ancora 5,9 ruota del Lotto di Milano, 1,9 altro Ambo secco, secchissimo Ambo di due numeri, e il terno 1,59. Bene, queste sono le vincite di questa settimana, e beh, attenzione, perché domani ci sarà l'estrazione del sabato sera, terza e ultima estrazione di questa settimana, e allora Clara, iniziamo alla grande con il super consiglio da terno secco, il terno del sabato sera con il 90, un terno, una sola ruota, un terno veramente prezioso, perché è solo per una ruota, quindi capite che è solo per una ruota, si può trattare con un euro in più, quindi è da valutare attentamente, perché se domani dovesse arrivare proprio questo terno secco, anche se lo punterete poco, si potrà vincere parecchio. E poi Trisdambi con il 90, quindi sempre a ruota unica, e in questo primo portale avrete in totale 3 ambi secchi e il terno con il 90 del sabato sera, rigorosamente a ruota unica. E allora io vado in redazione per portarvi questa piccola ma grande informazione. Eccomi in redazione in questo venerdì sera e partiamo veramente alla grande con 895095, ripeto 895095, chiamate adesso da rete fissa dai cellulari, troverete la Trisdambi con il 90, una sola ruota, attenzione a questi tre ambi secchi che sono veramente ottimi. È chiaro che si possono valutare in ambo secco, ma io vi consiglio di unificarli in ambo terno quaterna, perché così facendo si può tentare anche terno e quaterna, al gioco del lotto non c'è nulla di sicuro, ma tutto è possibile, quindi scegliete voi come valutare la Trisdambi. Beh, attenzione, perché sono solo per una ruota, quindi sono i migliori tre validi domani sera. Terno del sabato sera con il 90, sabato non ve l'abbiamo portato perché non c'era la condizione necessaria, c'è stata ieri sera, e allora ecco per ruota unica il terno che tutti vogliono, il terno del sabato sera a il 90. E allora signori, fate vostra questa piccola ma grande informazione all'895095, perché è un'informazione ristrettissima, più di un caffè espresso, e allora attenzione, perché il meglio lo troverete ora all'895095. Vi lascio due minuti per avere questa informazione da rete fissa dai cellulari. Tu
8 9 5 0 9 5. Tu lo ami di più. 8 9 5 0 9 5. Vola sempre più su. Bene, siamo partiti alla grande anche in questo venerdì sera con questa informazione ristretta, ristrettissima, ristretta quanto un caffè. Trisdambi con il 90, quindi solo 3 ambi secchi, una sola ruota, e questo fa veramente la differenza, perché essendo solo per una ruota è chiaro che si possono giocare i 3 ambi secchi, ma anche la quartina per ambo terno quaterna. E poi attenzione, terno del sabato sera che rispetta sempre ruota singola. Allora attenzione, perché l'895095 sarà ancora a vostra disposizione per i 3 ambi con il 90 e il terno del sabato sera con il 90. Clara? Allora, sono contenta, credo che non farò più la dieta. Mm-hmm. Perché se la stessa Victoria Beckham dice voler essere a tutti i costi magre è una mentalità superata, allora se lo dice lei, perché devo dimagrire io, no? Mm. Che bello, cerco tutte le scuse possibili per non andare in palestra e non fare dieta, non ridere. Allora, comunque qua la cosa è seria, perché Victoria Beckham, appunto anche moglie di sto popò di David Beckham, cambia rotta con la sua nuova linea di abiti da stilista, e quindi adesso con questa linea appunto rende omaggio alle donne formose e le elogia. Infatti a Grazia, che le regala la cover del giornale, sottolinea che voler essere appunto magri a tutti i costi è una mentalità superata, e che adora le curve, e dice che è contenta che la figlia piccola Harper di 10 anni sia circondata da chi esalta il proprio corpo non preoccupandosi dei chili e che si piace. Beh, detto da lei, che poi uno vede queste foto è magra come, cioè, è troppo, infatti è esagerata, però vabbè. Lei ha lanciato questa linea di abbigliamento a Miami nella primavera dello scorso anno, perché lei dice che in effetti, questo è vero, a Miami non solo, in quasi tutti gli Stati Uniti, però a Miami soprattutto le donne sono formose, e il bello è che non lo nascondono, passeggiano sulla spiaggia di Miami senza coprirsi con strati di vestiti e sono fantastiche, mostrano i loro corpi con disinvoltura, e dice che ha trovato questo atteggiamento e il loro stile davvero liberatorio. Dice, come madre appunto, sono contenta che la mia figlia stia con donne così, cresca con queste donne. Certo che la Beckham non rinuncia ad avere un fondoschiena stupendo, infatti adesso sai che come te fa un sacco di sollevamenti pesi, cosa che non faceva prima. E le piace perché dice che si sente molto tonica, ha anche comprato i guanti. Tu le usi i guanti? Sì, sì, certo. Ah, ma firmati o no? Ah, ok, no, vabbè. No. Lei sicuramente firmati. Sì, certo, è ovvio. Vabbè. E quindi lei ha aumentato il tono muscolare, come il nostro Leo, ecco.
E poi vediamo che no, dice sì, questo, che si allinea col marito e con il persona, chissà che personal è, perché anche noi abbiamo dei personal molto personal belli. Più marito. Ma sai, secondo, io spero che il personal sia brutto, perché io spero no, che sia il marito il personal. Ma che ne potrebbe so farlo, no? Adesso mi cerco il personal, perché noi siamo abituati bene con dei personal che sono uno più bello dell'altro, quindi è vero, vero? È vero. Quindi vediamo, beh, loro. Che dire, nelle parole di Vittoria, un po' di contraddizioni, per quanto riguarda anche quello che lei prima faceva, una moda completamente diversa, poi adesso ha voluto conquistare anche le signore con qualche chilo in più. Beh, io penso che comunque una persona da magra o con qualche chilo in più deve sentirsi bene lei stessa, quindi se ne deve infischiare completamente di tutte le critiche, perché se sei magro, ah ma come sei magro, ma non stai bene, ma non mangi, ma di qua, ma di là, se hai un chilo in più, ma come sei ingrassata, ma perché, vedi di dimagrire, se hai i capelli rossi, ma come mai capelli rossi. Allora, una persona deve essere in pace con se stessa, con il proprio corpo, e allora sicuramente affronterà una vita tranquilla, una vita felice. È chiaro che comunque noi non possiamo piacere a tutti, di conseguenza dobbiamo piacere a noi stessi, soprattutto dobbiamo anche semplicemente vestirsi, magari anche in una maniera stravagante, ma per noi stessi, e se noi stessi siamo siamo bene con noi stessi, il gioco è fatto, vivremo una vita felice. È vero, beh, lei ha detto una cosa giusta, che in effetti finalmente credo che vestirsi come si vuole sia molto liberatorio. Sì, certo, oh, ma io l'ho basta sempre sostenuto questo, infatti, io l'ho sempre sì, sostenuto, sì, sì. Quindi è chiaro che comunque io non devo piacere a tutti, l'importante è che piaccia a me stessa, sì, a me stesso, l'importante è che sto bene con me stesso, e il giochino è fatto. È vero, è vero. Oh, ma sai che prima ti guardavo, guardavo i numeri, ho visto adesso che è l'estrazione, pensavo che ne so, no, quello dietro, ah, sì, ho detto magari sono i numeri che devi dare consigli, e invece no. I numeri che usciranno domani sera. Ti immagini. Fantastico, sarebbe fantastico. Ma è veramente. Allora, Clara, andiamo avanti con l'aggiornamento live che ho fatto questo pomeriggio con speciale numeretto 9, Ambo Segreto, e questo sarà veramente richiestissimo, perché è l'Ambo Segreto di maggio con il numeretto 9, sempre numeretto 9, terno di figura 9, occhio a questo terno secco, e poi abbiamo la continuità dell'88-89 con due ambi secchi, chiamata unica. Allora attenzione, perché chi adesso vuole effettuare questa chiamata avrà veramente il meglio, non dovrà chiamare più nessun portale, perché il meglio di chiamata unica sarà proprio nel prossimo portale, in questo portale redazione. Molto bene, allora attenzione, 89 22 77, questo portale l'ho aggiornato questo pomeriggio prima del termine della diretta, perché ricorderete che avevo rilanciato l'Ambo e il Terno TV, e allora attenzione, contenuto nuovo, contenuto esclusivo per voi amici di Casalotto, con lo speciale numeretto 9, un 9, un numeretto importantissimo, Ambo secco, Ambo segreto con il 9 e terno di figura 9. Valutate attentamente l'ambo e il terno, è chiaro che se volete amate solo l'otto segreto, bene, proprio questo portale vi darà l'ambo con il 9 dell'ambo segreto di maggio, valutiamolo attentamente, vi meraviglierete di che ambo è, ma sicuramente è un ambo statistico veramente importante per domani sera, e a seguire terno di
di figura 9. Seconda e ultima informazione, continuità dell'88-89, ambo con l'88, quindi sarà un solo ambo secco, e ambo con l'89 sarà un solo ambo secco. E allora, questa, signori, è chiamata unica. Cosa vuol dire? Vuol dire che tramite l'89-22-77 avrete veramente il meglio in questa chiamata, pochi numeri e poche combinazioni, valutate ora questa possibilità. Via con le vostre chiamate, 89-22-77, tasto 3. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8-9-2-2-7-7. 7-7, chi le ama poi di amarle sai non smette, è la giusta tua combinazione, son tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8-9-2-2-7-7. Con questo portale 89-22-77, ambo segreto con il 9 eterno di figura 9 e poi la continuità assoluta dell'88-89 in due ambi secchi. Fatevi vostri, Clara. Allora, parliamo di Selvaggia Lucarelli, che non perdona, e a me piace molto, il 90% delle volte sono d'accordo con lei, e stavolta nel mirino è finita Ilary Blasi. E la giornalista, opinionista e scrittrice, giudice di Ballando con le Stelle, ah, guarda la foto, ecco, intanto guardate la foto, ecco, critica proprio quello scatto lì che abbiamo visto, no? Che la conduttrice ha condiviso su Instagram e dice che infatti è stata maleducata, no? Perché, allora, intanto la Ilary aveva finito di fare l'Isola dei Famosi a Cologno Monsese, stava tornando a Roma, e si è messa così, vedi, in posa, tutta con gli short, la canottiera, vabbè, c'è molto caldo, ok. Poi la gamba sul sedile davanti, l'alta sul finestrino, con queste scarpe, infatti dice, pieni di germi, batteri, no, che finiscono dove gli altri poi si siedono e appoggiano le mani. La Blasi, che scrive routine, no, e infatti la Lucarelli lo nota subito, le fa una romanzina ripostando lei stessa la foto e commentando: quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte,
Selvaggia indirettamente invita l'ex letterina ad avere un comportamento più educato sul mezzo pubblico, dove vanno rispettate le esigenze degli altri e le regole igieniche. Ilaria al momento non ha ancora replicato e sicuramente non lo farà perché lei se ne frega altrimenti. Però qui in effetti ha ragione la Lucarelli, perché assolutamente dai. Assolutamente sì. Allora non mi fa impazzire Selvaggia, okay. Perché non mi fa impazzire. Ognuno ha le sue simpatie, certo. Eccetera, eccetera, eccetera. Tu conoscendomi, Clara, sai che io sono una persona veramente molto a modo, infatti, educato. Bravo. Questo deve essere al suo posto, rispetto sì, sì, sì. Ogni cosa che non sia mia, eccetera, eccetera. Quindi ha fatto sicuramente bene, perché è proprio questo un segno di vera maleducazione, semplicemente anche alzare i piedi in pubblico. E poi su un mezzo pubblico, dove dopo il passeggero successivo che si siede su questo sedile sicuramente sarà pieno di germi. Ma non è questo il punto della situazione, è che se poi altre persone, soprattutto i giovani, prendono esempio da Ilari, cioè? Il mondo non si salva più, il mondo veramente andrà al contrario. Bravo. Quindi non è la questione che ha sporcato il sedile, che io poi mi siedo e mi prendo i germi, che non me ne frega niente, è l'esempio, il malesempio che Ilari purtroppo ha dato e non dovrebbe, perché comunque essendo un personaggio pubblico dovrebbe dare solo il buon esempio. È vero, perché infatti uno dice, guarda, se lo fa lei... Lo faccio anch'io, no? Lo faccio anch'io, bravo. E poi anche il messaggio, come dire, perché è lei, può fare tutto quello che vuole, perché io credo, io quando se vedo una persona così su un autobus o un treno glielo dico, gli dico, guardi, mi faccio il favore, tolga sti piedi. Al giorno d'oggi è meglio non parlare, perché dici, ti arriva uno schiaffo, no? Ah, è vero. Funziona un po' così. Però è chiaro che comunque se si riesce a determinate persone a far notare delle cose che non vanno, beh, non sarebbe male. Sì, infatti. Il mondo, guarda, andrebbe diversamente. Ormai sei andato. E allora vado di là? Dove? Di là o di là? Di là, va bene. Di là, che era l'ultima volta prima del dopo Casalotto. Andiamo in redazione. Molto bene, riparliamo della Trisdambi con il 90 per domani sera, 3 ambisecchi, una sola ruota, eccellente ruota e eccellenti questi 3 ambisecchi, e il terno del sabato sera con il 90, un terno, una ruota. 895-095, tasto 3, informazione ristrettissima veramente per tutti coloro che vorranno l'aggiornamento valido domani sera. Muoviti, c'è nell'aria qualcosa, forse profumo di rosa, 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 rosa. Abbiamo una piccola pausa e dopo c'è il dopo Casalotto, quindi rimanete lì. Cosa ci sarà lì? Beh, ci sarà una fantastica ruota di fortuna per tutti voi con un solo, un unico terno secco. A tra poco. Buono! Eccoci, siamo tornati, 10 minuti ancora con voi, abbiamo una notizia, quella che io ridevo un po' perché mi veniva in mente Marco, che sai quando c'è il simbolotto, lui spera sempre di vedere l'uccello, no? E nella prossima notizia parleremo di un uccello. Ottimo, quindi, fantastico. Mi è venuto in mente il simbolotto e Marco, dai, speriamo di vederlo domani sera.
insieme a te. Ma è appena arrivato, l'uccello, sì. Ah, sì, sì, sì. Ascolta, tu vuoi andare di là, vuoi che faccia prima la notizia? Scegli. Ma magari se riuscissi ad andare in redazione prima della notizia sarebbe fantastico, perché diamo la possibilità a tutti voi innanzitutto di risparmiare sul costo della telefonata per avere questo terno secco, terno unico a tre numeri. E quindi attenzione, perché vediamo magari Michele qua da Casalotto la condizione veramente molto interessante. Cagliari, Roma, attenzione, no, è l'altra condizione, Michele, il Cagliari-Roma con il 17-47, questo triangolo molto importante di distanza 30 che conferma l'unica condizione per valutare il terno ruota di fortuna. E allora, signori, attenzione, da 24 anni a questa parte questo terno secco ve lo portiamo quando ci sono determinate condizioni. Allora ieri essendo arrivata questa condizione e la ruota di Cagliari e Roma ha rispettato al 100% questa condizione, perché oltre il 17-47-17 vedete che c'è anche il 67 sempre di finale 7. E allora attenzione, perché l'incastro è perfetto per il terno ruota di fortuna, un terno Cagliari-Roma. E allora redazione, perché il prossimo portale sarà il portale che costa quanto un caffè, perciò poco più di un euro, da rete fissa e dai cellulari. Andiamo di là. Miglior condizione dell'ultimo minuto. E allora attenzione, perché questo è veramente straimportante. Questo è un po' un aggiornamento live, perché per la prima volta in questo venerdì sera vi porto con Marco il terno ruota di fortuna, unico terno Cagliari-Roma. Beh, questo è l'ultimo minuto, miglior condizione. E allora, signori, fate vostra l'informazione all'89-22-88, ripeto, 89-22-88, tasto 3. Poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, allora qua avrete il terno secco, terno ruota di fortuna. Fatelo vostro, perché è importante avere le idee chiare per l'estrazione di domani sera. E qua avrete un solo terno secco, il più bello in assoluto. Via con le vostre chiamate, questo è l'ultimo minuto di Lio e di Marco, quindi ultimissima informazione alla portata di tutti voi. Facile come bere un buon caffè, dentro nel bicchiere, per me, per te. Dolce come brezza che scioglierà ogni amarezza che passerà. 8-9-2-2 8-8-8-9-2-2 8-8 e prendilo senza zucchero, solo se ti va. Oppure molto dolce, in libertà, semplice come vivere, la sazietà, e senti che profumo, ti piacerà. 8-9-2-2 8-8-8-9-2-2 8-8 Cose belle costano a volte poco, è uno dei vantaggi di questo gioco. È facile come bere un buon caffè, dentro nel bicchiere, per me, per te. 8-9-2-2 8-8-8-9-2-2
dolce come prezza, che scioglierà ogni amarezza che passerà. Prendilo senza zucchero, solo se ti va, oppure molto dolce in libertà. 8, 9, 2, 2. 8, 8, 8, 9, 2, 2. 8, 8. Semplice come vivere a sazietà. Senti che profumo, ti piacerà. Le cose belle costano a volte poco, è uno dei vantaggi di questo gioco. Facile come bere un buon caffè, dentro nel bicchiere, per me, per te. Dolce come brezza, che scioglierà ogni amarezza che passerà. 8, 9, 2, 2. 8, 8, 8, 9, 2, 2. Abbiamo pochissimo tempo. Magari voleva venire in diretta anche lui. E fate, dai, vuoi venire? Sì, richiamalo. Magari lo salutiamo in diretta, dai. O se no domani pomeriggio. Domani, dai, domani. Allora, intanto, prima di salutarvi, per dare appuntamento domani pomeriggio, abbiamo la notizia che riguarda Fedez e un uccello. A me viene da ridere. Perché lui ha chiamato l'EMPA, no? Senza dire ovviamente di essere lui, ha detto: c'è un piccione incastrato nel mio terrazzo e non so cosa fare. Ovviamente quando è arrivata Malena, anche lì Malena non è il nome della pornostar, dai, sembra me lo fate apposta anche voi della Federico. Malena, che è la volontaria dell'EMPA, quando è arrivata a casa ha detto: caspita, sono a casa di Fede, se la Ferragna. E comunque l'ha chiamata, lei ha risolto il problema perché sto povero uccello era incastrato tra una ringhiera e il balcone e sicuramente, dice, a causa delle dimensioni non era riuscito a liberarsi, no? È stato portato nella clinica veterinaria EMPA di Milano e poi trasferito al CRAS di Vanzago. E c'è una cosa però importante, comunque il consiglio è sempre di chiamare l'EMPA. Però loro dicono, in primavera e in estate riceviamo moltissime segnalazioni. Attenzione però, perché non sempre un animale che ci appare in difficoltà lo è realmente. Intervenire in questi casi può fare più male che bene, come nel caso dei piccoli di capriolo parcheggiati dalle madi nell'erba alta. Lasciateli lì, non toccateli, male che vada chiamate l'EMPA, ma non toccateli perché potete fare molto male. Certo, quindi che sì. Dobbiamo salutare, ciao, buona serata, domani alle 14.30. Certo che sì, allora domani 14.30, nuova diretta, ultima diretta prima dell'estrazione del sabato sera. Continuate a consultare i nostri portali, tutti quanti aggiornati. Buona continuazione, buona serata e a domani. Ciao, ciao, ciao.